devono andare a scuola o devono saltare la piscina. A disposizione video online, opuscoli a fumetti e libri, ma l'esempio degli adulti resta il più efficace dei linguaggi. Maria Luigia De Stefano. Come sapete, purtroppo l'Italia sta attraversando un momento di difficoltà a causa del coronavirus. Qualche giorno fa ne abbiamo parlato dei virus e ne abbiamo spiegato come evitare il contagio. Parlare ai bambini con il linguaggio dei bambini. Sui social, su YouTube in particolare, ci hanno già pensato le nuove star della rete. Noi abbiamo deciso che rimarremo a casa da adesso fino a quando... non passerà tutto questo momento. Piccoli ma consapevoli che qualcosa è cambiato. Le scuole chiuse, la routine che non c'è più. Gli psicologi dell'infanzia raccomandano di parlare... con i bambini, per non lasciarli spettatori di frasi dette a metà e che possono essere fraintese e poi spaventare, ma prima ancora di creare una routine, orari, compiti. Impegni da rispettare ogni giorno anche e soprattutto a casa. L'esempio resta il più efficace dei linguaggi. I bambini ci guardano e spesso capiscono più di quanto... immaginiamo. Noi genitori prima di tutto dobbiamo riuscire a trovare un comportamento